terza edizione, seconda edizione, scusate, perché la terza è in embrione, quindi noi siamo profondamente in crescita. Grazie al Conte Malatesta abbiamo fatto una prima edizione delle Perle del Tirreno l'anno scorso, di un giorno. Oggi un'edizione di due giorni delle Perle del Tirreno, alludendo alle splendide Lotus che qui ci circondano. Il Conte si sta già preparando per la terza edizione, per l'anno venturo, che sarà una kermesse forse prolungata, anche di tre giorni, perché no? E quindi, come abbiamo già presentato una primizia, ovviamente la Type 72, il tipo 72, che è un esemplare unico, adesso dobbiamo qui rappresentare l'evoluzione anche del marketing Lotus e l'evoluzione della progettualità Lotus, che ha fatto e realizzato questa piccola Gran Turismo molto competitiva come rapporto qualità-prezzo, e nella quale secondo me basterebbero pochi accorgimenti a renderlo ovviamente particolarmente aggressiva e quasi, perché no, concorrente di Porsche e perché anche di Ferrari, con opportuni accorgimenti, sviluppo della meccanica, che sono sicuramente associati alla sua grande leggerezza. Qui abbiamo una Evora, vettura decisamente abitabile, mentre se noi affrontiamo l'entrata, l'ingresso e l'uscita da una vettura tradizionale Lotus molto spartana, anche da un E72, ovviamente abbiamo delle difficoltà. Qui invece una persona anche come me, corpulenta, da questa vettura riesce ad entrare e uscire abbastanza agevolmente. Vogliamo vedere? Quindi, l'evoluzione della linea, l'evoluzione della progettualità, l'evoluzione della abitabilità ha portato alla realizzazione di questo esemplare in livrea rossa, che appartiene alla collezione del Conte Malatesta, che permette anche una decisa facilità di entrata. Esiste anche una tecnica, innanzitutto il longherone del telaio, perché ricordiamo che è una macchina realizzata con un telaio presso estruso di alluminio e con pannelli accoppiati e saldati con resine epossiliche, il gradino è già di per sé più alto, e poi basta semplicemente appoggiarsi al volante, introdurre il primo arto inferiore, poi fare scivolare quest'altra gamba nell'abitacolo, ecco l'operazione conclusa. Puoi chiudermi, che ci siamo avventurati dentro all'abitacolo. Noi troviamo tutto ergonomicamente perfetto, noi troviamo la leva del cambio che è molto direzionale, diciamo, col prolungamento della linea curva dello sterzo. Troviamo un buon supporto per il piede sinistro in posizione più elevata, un buon appoggio per il piede sinistro, e poi il sedile è ben progettato e ben costruito, che ti garantisce un ottimo appoggio per le spalle, un ottimo appoggio per i glutei, un ottimo appoggio per il bacino. Quindi una vettura, oserei dire, ergonomicamente, funzionalmente perfetta. È una vettura che richiama un po' degli stilemi di case concorrenti, questo ovviamente in livrea rossa sicuramente richiama molto la 360 Modena, però adesso vi farò vedere dei passaggi che probabilmente richiamano molte vetture che adesso sono sul mercato. Consentitemi, adesso riprovo ad uscire sempre con la medesima disinvoltura. Quindi prima la gamba sinistra, poi un breve appoggio, ecco, scavalchiamo e siamo usciti. Il frontale così stondato, così arrotondato, così aerodinamico, con queste due prese d'aria, con la presa d'aria centrale, ci ricorda un po' la parte più IMA forse della California, probabilmente anche perché in livrea rossa, quindi sicuramente molto bella, molto armonica. Poi qui vediamo un passaggio verso la tradizione, le due cupoline sul tetto ci ricordano un po' gli stilemi della carrozzeria Zagato,
Cioè, se lei non vedesse la parte del muso, la parte anteriore della vettura, e vede quelle due cupolette, dice: cos'è? Una realizzazione della carrozzeria Zagato, che generalmente realizzava i suoi prototipi in alluminio con le due gobbe sul tetto, e al fine di ridurre le vibrazioni, anche al fine di consentire una maggiore abitabilità in senso craniale. Poi abbiamo un passaggio splendido in questa vettura, abbiamo un passaggio splendido in questa zona, ecco, che mi ricordo un po' i vari progettisti quando disegnano una vettura, ovviamente si ispirano a qualcosa. Ecco, questo passaggio tetto passaruota ricordo un po' le movenze di una 458, e perché no, di una Zonda, di una Pagani. Spoiler posteriori, le luci posteriori a LED, fari rotondi di chiaro imprinting Ferrari. Sappiamo che quasi tutte le vetture di Maranello hanno i fari rotondi sul posteriore, quindi a molte note comuni alle top car italiane. Poi ovviamente pur nelle varie personalizzazioni, ritengo che questa vettura, con una meccanica più sviluppata, con una meccanica più evoluta, supercharged, con una settantina di cavalli in più, con freni carboceramici e con cambio sequenziale, possa dare fastidio anche alle più agguerrite puro sangue italiane.